Buongiorno, siamo al Policlinico Umberto I con il professor Gasparelli Asrusso. Professore, Buongiorno. grazie di essere con noi, è sempre un piacere incontrarla. Grazie a voi. Professore, direttore del centro di dialisi peritoneale e plasmaferesi qui al Policlinico. E oggi parliamo proprio di plasmaferesi, professore, perché vogliamo conoscerla un po' meglio. Effettivamente è una tecnica come parola abbastanza conosciuta, però poi nel dettaglio a cosa serve e cosa significa è un po' meno noto. Ecco, cominciamo proprio da capire che cos'è la plasmaferesi, facciamo un po' di storia perché viene un po' da lontano. Certo, beh, plasmaferesi è un termine greco, fero portare, quindi porto via il plasma dal sangue. Quindi letteralmente sottrarre la parte del sangue liquida, cioè il plasma, dalla parte corpuscolata. Perché togliere la parte plasmatica? Perché il plasma contiene tutte le sostanze, diciamo così, di tossici, e quindi è una specie di dialisi sofisticata. Ma se vogliamo, come diceva lei, nel tempo, andare indietro nel tempo e trovare le origini della plasmaferesi stanno nel salasso dell'Ottocento. Quindi tanto è vero che il simbolo della plasmaferesi, che io ho anche adottato come nel gruppo di studio della feresi terapeutica che è stata da me creata negli anni Ottanta, nell'ambito della Società Italiana di Nefrologia, è un simbolo del cilindro del barbiere. Se lei ha presente Sì, il cilindretto del barbiere che gira, che gira, è indica la vero. casa del barbiere, perché i barbieri a quei tempi facevano, i chirurghi facevano anche i salassi, e allora il bianco indica il lenzuolino che veniva messo, il rosso il sangue e l'azzurro la vena che veniva bucata, tagliata per fare il salasso. Quindi la storia è plasmaferesi equivale al salasso dell'Ottocento, un salasso, come lo chiamo io, più raffinato, ecco. E nasce con il concetto di rimuovere le sostanze cattive, tant'è vero che il salasso veniva fatto per tutto, per rimuovere tutti questi umori cattivi, veniva fatto, ci sono tante aneddoti, ce n'è uno in cui intanto il Botallo nel 1500 diceva che bisogna rimuovere il sangue cattivo dall'organismo, così come si rimuove l'acqua dalla sorgente che scorre finché non arrivi acqua pura. Quindi si leva tutta l'acqua finché non la. E quindi il concetto di salasso in quei tempi era di rimuovere assolutamente tutto, poi con degli effetti che non erano del tutto positivi. Ma se vogliamo, poi anche questo concetto lo andiamo a prendere oggi nel concetto della plasmaferesi, in cui ancora non è tutto ben codificato, ma ci si attiene a determinate, diciamo, linee guida che però a mio avviso possono essere anche modificate, perché il concetto fondamentale è quello di rimuovere, quello che c'è di patologico senza rimuovere quello che c'è di buono nel plasma. Se io rimuovo tutto, sicuramente rimuovo anche quelli che sono i fattori positivi, quindi l'effetto, sulla patologia poi non può essere, positivo. Lei mi chiedeva sempre di storia, io le dico un altro aneddoto del Rasori, un medico sempre del periodo, dei periodi del Salasso, in cui in un discorso tra un medico e un altro e un amico, l'amico gli chiedeva come è andato, dice il malato è morto. Dice, ma come è morto? Dice sì, è spirato nel bel mezzo del Salasso, ma tu l'hai salassato? Come no? La trentesima volta, ma è morto lo stesso. Sfido a salassar più di così. Ecco, poi si entra nel grottesco, Certo. che quindi non deve essere questo concetto. Lo tiro fuori come aneddoto, ma perché noi spesso vogliamo rimuovere, si dice rimuoviamo un volume plasmatico, due volumi plasmatici, ma non credo io che sia così efficace fare una rimozione importante. Bisogna creare un'immunomodulazione, magari più avanti ne possiamo Sì, parlare, insomma, certo. vediamo. Vediamo in che ambiti può essere usato, sia in acuzie che invece in patologie croniche. Certo, diciamo che in acuzie la rimozione delle tossine potrebbe essere utilizzata nei centri di rianimazione, nelle sepsi, anche se oggi vi sono dei filtri per dialisi particolari, ma diciamo che la plasmaferesi potrebbe essere usata. In acuzie potrebbe essere usata nell'avvelenamento da amanita falloide, anche se ci sono degli antidoti diversi, però insomma noi l'abbiamo Può aiutare utilizzata anche. nei centri di rianimazione all'inizio dell'applicazione qui al Policlinico della plasmaferesi terapeutica. Perché si parla, ecco, una cosa che forse non ho detto, noi abbiamo due tipi di plasmaferesi: plasmaferesi produttiva e plasmaferesi terapeutica. Ecco, La veniamo alle plasmaferesi differenze, sì. produttiva o aferesi produttiva è la produzione di
partendo dal sangue del soggetto, di varie linee cellulari e di plasma. Cioè nei centri trasfusionali si produce il plasma da donatore, si produce le emazie che servono per poi la trasfusione, il sangue intero, si producono le piastrine, si producono linfociti, leucociti, e quindi si parla di linfocitoaferesi, di leucaferesi, di piastrinoaferesi e via discorrendo. E questo è quella che i centri trasfusionali utilizzano, producendo queste varie parti del sangue, per poi utilizzarle quando serve, vengono stoccate nei frigoriferi, eccetera, congelati e tutto. Plasma fresco congelato che viene utilizzato quando serve, interventi o via discorrendo. Viceversa, la plasmaferesi terapeutica è quella che, come adesso chiedeva lei, viene utilizzata in alcune patologie. Diciamo che il campo vasto di applicazione è il discorso di patologie autoimmuni, dove praticamente c'è un'alterazione della difesa immunitaria dell'organismo, e quindi dove si devono usare gli immunosoppressori, farmaci immunosoppressori o i biologici di oggi, eccetera. Considerando che tutti i farmaci, nessuno escluso, dall'aspirina, se vogliamo, all'antipertensivo, all'antidislipidemico o che sia, hanno degli effetti collaterali che dobbiamo tenere in considerazione. E quindi questo è un concetto importante, dove possiamo utilizzare una tecnica che forse è complessa, è un'estracorporea, però può avere dei benefici e dei minori effetti collaterali che non alcuni farmaci. Ciò non dice che le due cose non possono essere accoppiate, unite, utilizzando meno dosaggi farmacologici e utilizzando la metodica per anche a volte depurare anche da questi farmaci ed eliminare quelli che sono gli effetti collaterali. Quindi nell'acuzia abbiamo detto, nelle forme croniche i campi di applicazione sono i più vasti di tutte le specialità, dalle specialità neurologiche, dalla sindrome di Guillain-Barré, la polireticoloneuropatia acuta, anche in alcune forme croniche, la miastenia gravis, ma molte patologie neurologiche oggi sono codificate, diciamo, al primo posto tra le terapie che possono utilizzare la plasmaferesi. Poi vi sono anche le patologie in ambito diciamo vero e proprio autoimmune, dall'LES, lupus eritematoso sistemico, anche se lì vi sono vari diciamo aspetti, alcune non sono contrarie all'utilizzo della plasmaferesi nell'LES perché dicono non abbia effetti. Io sulla mia esperienza personale posso dire che l'utilizzo della plasmaferesi nel momento opportuno può essere utile e può giovare. E l'artrite reumatoide, la sclerodermia, alcune patologie, cioè tutto quello che ci può essere di immunologico da poter utilizzare. Certo, a volte si esagera pure, alcune presentano come anti-age, a volte in fondo la vecchiaia non è altro che un'infiammazione cronica. Se noi rimuoviamo i fattori della flocus, sicuramente potremmo avere. C'è il famoso film La morte si fa bella con Meryl Streep, dove questa faceva la plasmaferesi per ringiovanire, e quello diceva l'abbiamo fatta 15 giorni fa, non te la posso fare. Poi ci sono molte malattie dismetaboliche, anche nel diabete, ma nella malattie dismetaboliche come le dislipidemie importanti, dove lì la feresi assume un posto preminente, soprattutto nelle forme autosomiche dominanti, le dislipidemie familiari idiopatiche, omozigoti, eccetera, lì, e la devono fare costantemente, quasi che fosse un trattamento dialitico. Poi vi sono anche altre situazioni in cui può essere utilizzate in malattie ematologiche, sicuramente c'è un vasto campo, l'artrite reumatoide, non so se l'avevo già detto, la sclerodermia, anche in ambito del mieloma a volte, anche se il mieloma non è una patologia che va trattata con la feresi, però nel momento in cui può dare il danno renale e dare un'insufficienza renale acuta, potrebbe risolvere anche tempestivamente, senza ricorso alla dialisi, il fatto acuto, ed ecco un fatto acuto in cui potrebbe essere. Il grosso handicap della plasmaferesi è l'accesso vascolare e la
il fatto che non è che la puoi prendere come una pasticca o come certo. fare una flebo richiede, diciamo, una certa preparazione, una certa esperienza del settore. Ecco, vediamo proprio il tipo di percorso per arrivare a fare una plasmaferesi, quindi la tecnica, poi adesso ci spiegherà anche le tecniche che sono un po' evolute nel tempo e che tipo appunto di preparazione il paziente deve fare per arrivare a fare una plasmaferesi corretta. Allora, intanto diciamo che vi sono delle linee guida, le sì. linee guida attualmente utilizzate in tutto il mondo sono quelle dettate dall'American Society for Apheresis, l'ASVA, che appunto stabilisce di dividere le varie malattie in quattro categorie. La prima categoria sono quelle malattie dove è stato visto da lavori, certo ci sono ancora pochi lavori e pochi trials e quindi una cosa che io ho sempre detto è che bisognerebbe fare un comitato di più specialisti oltre allo specialista in emaferesi e in dialisi. Perché questo? Perché ognuno nel proprio campo di applicazione sa quali possono essere i markers da individuare per tempestivamente utilizzare una metodica. Perché il discorso che oggi ancora si fa è, ed è un po' legato anche a quelle che sono le organizzazioni di rimborso sanitarie dei paesi, eccetera, eccetera, di produzione, di utilizzo. Per esempio in Giappone non utilizzano il plasma, quindi utilizzano un tipo di tecnica particolare di assorbimento o di filtrazione a cascata e in altri posti è un discorso di assicurazioni e le assicurazioni rimborsano dopo che sono state provate tutte le cose. Allora io faccio un esempio: se io ho un vestito ed è scucito e lo cucio, questo vestito potrò riutilizzarlo. Se il vestito arrivo a essere scucito, non programmarlo e arrivare allo strappo, lo strappo me lo fa diventare vecchio. Allora l'efficacia della terapia, e questo vale un pochettino per tutti, è nel momento in cui io riesco ad intervenire, a capire che devo intervenire, ma intervenire troppo tardi è quasi una perdita di denaro e di economico, quindi è anche di tempo perché non risolve un problema. Le faccio l'esempio dell'artrite reumatoide. L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune in cui i danni si hanno, o la sclerodermia, ecco, in cui i danni si hanno a livello dei vari organi che possono essere colpiti, e caratteristica anche è l'aspetto delle mani, la rigidità con cui. Allora, se io intervengo prima, forse riesco a risolvere il problema, ma se io pretendo che abbia la restituzione ad integrum di una cosa che non si può più avere quando il danno è già intervenuto, allora ecco, questi sono i concetti che bisogna fare. L'importanza di poter avere il giusto timing. Certo. Quindi tornando al discorso delle quattro categorie, la prima categoria è quella in cui le malattie possono essere sicuramente trattate con la fere se c'è una giusta validità della terapia e quindi è stata già validata. Le seconde appartengono a quelle malattie che ancora hanno bisogno di qualche piccola messa a punto, ma sicuramente ne sono. Le terze non ci sono dati obiettivi reali che dicono che la plasmaferesi qualcuno la adopera, qualcuno no. La quarta categoria sono quelle malattie, tra queste avevano messo anche il lupus, ripeto, in cui si diceva che la plasmaferesi non serve assolutamente a nulla nel trattamento. Questo diciamo è grossolanamente. Poi lei mi chiedeva come viene fatta. Viene fatta o per centrifugazione, e questo nasce un po' nella storia, perché la storia della feresi nasce nel 1914 ad opera di Abel, Rountree e Turner, che erano Abel era un nefrologo, praticamente era quello che individuò, è il padre cosiddetto della plasmaferesi e della dialisi, cioè rimuoveva gli umori cattivi, e lo stesso discorso si fa cronicamente o acutamente nella dialisi, però lì andiamo ad agire rimuovendo delle tossine con un processo diciamo di diffusione, qua andiamo a rimuovere delle sostanze a peso molecolare più alto. Comunque la storia vuole che poi, dopo l'idea di Abel, nascono le centrifughe, e quindi è chiaro che i centri trasfusionali che iniziano a fare la feresi produttiva
cominciano a trattare anche la feresi da un punto di vista della terapeutica, e quindi cominciano a trattare il mieloma, l'iperviscosità, tutte queste cose. È chiaro che quindi prendono in mano la situazione, perché con un solo apparecchio, la centrifuga, che si basa su un coefficiente di sedimentazione delle varie sostanze, riescono a fare sia la parte produttiva che, quando serve, la parte terapeutica. Nascono poi i filtri per la dialisi e nel tempo, negli anni 80, nascono i primi filtri per la plasmaferesi, e questi si basano sul peso molecolare, cioè ci sono dei pori che permettono al plasma di essere separato dal sangue intero, mentre la parte corpuscolata, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, vengono restituite al paziente. Quindi questo diventa plasma exchange, cioè io levo il plasma e lo sostituisco con altro plasma o albumina o altro liquido simile, in modo da questo dipende da quanto plasma io voglio muovere. Diciamo che in linea di massima oggi le linee guida dicono di rimuovere dal 70 all'80 ad un volume plasmatico, quindi si calcola qual è il volume plasmatico del paziente e poi si stabilisce. Questo è vero, però oggi con una metodica che viene importata dalla Russia si ritorna un po' al salasso raffinato, cioè io faccio una semplice plasmaferesi, sottraggo solo un 25% del volume plasmatico e senza immettere albumina, liquido di sostituzione, con una tecnica, poi la vedremo, molto semplice e anche quindi ha semplificato un po' quelli che erano gli ostacoli all'utilizzo della metodica aferetica, a mio avviso, insomma, ecco, questo poi qualcuno potrà contrattaccare questi concetti, però io di questo ne sono abbastanza convinto, perché il mio concetto non è quello tanto di rimuovere il tossico, sì, lo rimuovo, ma per rimodellare il sistema immunitario dell'organismo e quindi ripristinare le difese. L'organismo si deve difendere da solo, e questo come quando diamo l'antibiotico, noi debelliamo l'infezione, ma poi l'organismo, se c'ha il sistema immunitario depresso, non riprende. I concetti sono sempre quelli. E quindi la plasmaferesi si può fare con le apparecchiature di centrifughe o con apparecchiature simili a quelle della dialisi attraverso dei filtri particolari con delle membrane simili a quelle della dialisi, con porosità diversa, che sulla base del peso molecolare separano la parte intera corpuscolata dalla parte plasmatica. E poi vi sono altre tecniche, che dicevo, questo è il plasmaferesi o plasma exchange, se sostituiamo un volume plasmatico lo sostituiamo con un liquido di sostituzione. Poi vi sono altri filtri o altre metodiche, che sono l'assorbimento, cioè se io conosco quale sostanza deve essere assorbita, per esempio nel caso dell'LDL aferesi, tanto per fare un esempio banale, poi ci sono anche lì altre tecniche, io prendo le LDL, faccio passare, cioè le LDL, prendo questo plasma viene passata attraverso una colonna immunassorbente che assorbe specificamente le LDL, quindi, e poi restituisco dedicata a questo. Quindi nasceva un po' il concetto, sempre negli anni 80-90, negli anni 90, del dire: io conosco la sostanza patogena, rimuovo, creo un filtro che rimuove quella sostanza patogena e ottengo il risultato. E quindi questo è un po' la cosa. Però si è andata avanti, quindi esistono filtri con immunassorbimento, con varie sostanze, soprattutto queste vengono utilizzate nell'ambito delle dislipidemie familiari, ma anche vi sono altre patologie. In patologia oculistica c'è la maculopatia degenerativa, con cui può essere utilizzata. In otorino le sordità improvvise trovano vantaggio nell'utilizzo dell'ELP e di altre tecniche. Comunque, al di là di quello che poi ci può essere di tecnica aferetica più raffinata, anche la semplice plasmaferesi con la rimozione di un 25% del plasma del paziente può essere utile. Ci sono delle apparecchiature dedicate, nel caso specifico abbiamo detto le centrifughe, nel caso del filtro le apparecchiature simili a quelle per la dialisi, e ultimamente questa macchina dell'Hemophenix, Hemophenix rosa, che è una idea russa e che stanno importando in Europa molto lentamente, perché è chiaro che ci vogliono anche dei lavori su cui anche noi stiamo in questo frangente dedicandoci, a cui ci stiamo dedicando, e chiaramente c'è sempre una certa diffidenza su quello che di nuovo a volte arriva dalla Russia, anche perché loro hanno meno lavori, se li tengono nascosti, insomma, hanno tante di queste
di queste cose. Chiaramente, come si può intuire, è necessario un accesso vascolare. Sì, è necessario. Allora, la plasmaferesi, a differenza della dialisi, non richiederebbe un accesso vascolare importante, nel senso che non ha bisogno di un alto flusso, però un buon flusso lo deve avere. Quindi o noi abbiamo due vene cubitali buone e efficaci, o altrimenti bisogna ricorrere alla fistola, sì, bisogna fistola, ricorrere sì. all'accesso vascolare, il catetere venoso centrale, eccetera. Ecco, il grosso vantaggio invece che può avere l'emofenix rosa è che utilizza un ago 18 gauche, il monoago, poi vedremo la tecnica com'è, e questo semplifica e alleggerisce sicuramente il trattamento, lo rende quasi come una trasfusione, anche la durata di 40 minuti per trattamento. Ecco, questo è un po' l'handicap della ferse rispetto a una terapia farmacologica immunosoppressiva, anche se gli effetti collaterali della terapia immunosoppressiva sono a volte superiori, a mio avviso, che non la plasmaferesi. Dico questo, è come se io dovessi ammazzare una persona, se l'avveleno piano piano questo non se ne accorge, e queste sono le droghe, le medicine, le cose che noi diamo. Se io utilizzo la plasmaferesi è come se utilizzassi un bazooka e tutti vedono che gli ho sparato, eccetera. Allora, di là non ci se ne accorge, però gli effetti collaterali, il danno ci può essere uguale, uguale. Adesso vi facciamo vedere un po' questa apparecchiatura, che è l'apparecchiatura emofenix rosa. Come potete già vedere, qui passa il sangue, questo stantuffo è diverso dalle altre apparecchiature. Le altre apparecchiature hanno le centrifughe e la campana, le altre macchine invece hanno la pompa peristaltica con un danno. Ma la cosa importante che dicevo prima per la plasmaferesi, che è l'accesso vascolare. Allora, noi qui abbiamo un grosso vantaggio in questa macchina, che il priming, cioè capacità di riempimento, che è molto basso, e il flusso, non c'è un flusso, c'è una pompa a stantuffo, e utilizziamo un solo ago, come possiamo dire, un ago poi piccolo, un ago cannula, un 18 gauche, che viene collegato alle linee esterne, a Y, e aspira e rimanda il paziente. Quindi dalla stessa uscita si ha l'entrata del trattamento del sangue del paziente. Quindi, diciamo, una facilitazione, la possibilità di farla ambulatoriale senza alcun rischio. Ecco, vedete il sangue che sta uscendo, va all'apparecchiatura, pompato da questo stantuffo, ecco qui, arriva, questi sono i controlli, e poi a intervalli viene rinviato. Nel frattempo, adesso lo vedremo, ecco qui siamo appunto nella fase iniziale, adesso sta restituendo. Sempre c'è un'unica linea, uno stantuffo, aspira e rimanda indietro al paziente attraverso un ago molto semplice. Questo è il gocciolatoio e questo è il filtro, vedete questo celeste, è il filtro detto emofenix rosa, che ha una particolarità, quella intanto di un basso priming, e quello di separare, come tutti i comuni, è un plasma filtro, la parte corpuscolata, cioè i globuli rossi, piastrine, che vengono, le leucociti che vengono restituiti al paziente, mentre il plasma viene raccolto in una sacca che poi vedremo che è qua sotto. Un altro vantaggio importante, diciamo, questo è il vantaggio forse più importante, se vogliamo, di semplicità di esecuzione, di facilità di accesso vascolare, quindi di non dover mettere un catetere centrale, di fare una fistola, eccetera. Ma l'altro vantaggio, a parte il minore traumatismo dovuto a questa pompa non peristaltica, ma di aspirazione di stantuffo, diciamo così, l'altro grosso vantaggio è il costo. I costi sono notevolmente ridotti, diciamo che un kit di questo tipo si aggira intorno ai 100-150 euro, può essere, quindi con un po' di fisiologica e l'anticoagulante, dei costi quindi molto contenuti, noi possiamo fare un trattamento aferetico di un 25% di aferesi, con dei risultati che nelle nostre prime, diciamo, i nostri primi dati sono assolutamente positivi in questo senso. Ecco, questa è l'anticoagulante e la fisiologica che viene data al paziente durante il trattamento, ma direi che non vi sia nessun effetto collaterale. Il paziente, il tipo di trattamento dura dai 30 ai 40 minuti, dopodiché il paziente si alza, va via.
si può eseguire anche un plasma incendio, cioè io posso levare anche 70-80% del volume plasmatico sostituendolo in quel caso lì, perché più volume plasmatico tolgo, più plasma tolgo, più chiaramente si ha l'instabilità dell'apparato cardiovascolare, quindi è necessario sostituirlo con albumina, con plasma. Però il vantaggio di poter fare una plasmaferesi senza immettere liquidi di sostituzione che hanno anche il plasma può dare delle patologie virali, eccetera, quindi voglio dire così l'albumina, quindi diciamo abbiamo questo grosso vantaggio, oltre che economico, anche di sicurezza. E qui adesso sta immettendo eventualmente la fisiologica. Ci sono dei parametri di controllo. La macchina è molto semplice, è trasportabile, può andare al letto del paziente in qualsiasi punto e in qualsiasi situazione o emergenza, insomma. Ecco. Addirittura posso dire che questa metodica, che può essere utilizzata per esempio anche la crash syndrome nelle guerre, lì dove serve per esempio anche produrre plasma, perché questa produce, ecco, questo è il plasma prodotto, nel giro di 30-40 minuti 600 cc di plasma. Allora, un donatore si può fare anche una plasmaferesi sostanzialmente produttiva producendo del plasma puro. Qui stiamo ritornando indietro, siamo alla fine del trattamento, stiamo dando il sangue al paziente. Ha finito il trattamento, abbiamo visto prima il plasma che è stato prodotto sui 400-500 cc di plasma, e che poi è stato sostituito con della fisiologica. Ecco, vediamo magari quelle che possono essere, giustamente stava dicendo lei prima, sia farmaci, dall'aspirina a qualunque altro farmaco, qualche effetto collaterale, qualche complicanza la può dare. Nel caso della plasmaferesi, quali possono essere le controindicazioni? Non so, penso per esempio a delle comorbidità dei pazienti che possano essere valutate per vedere se è il caso o meno, e quali sono invece le complicanze più banali, più semplici, quelle che ma guardi, direi che la plasmaferesi, andiamo a vedere anche il registro degli incidenti, sì, delle cose, direi che al di là della coagulazione del filtro, della, sì, trombosi, dell'accesso vascolare, della o la scoagulamento, quindi l'emorragia, il follow up nel tempo, nel senso, è una terapia soprattutto nelle patologie croniche che va proseguita e controllata. In base a cosa si decide la durata nel tempo e anche diciamo gli intervalli tra un'applicazione e l'altra? Ma diciamo che le linee guida ancora oggi sono un po' empiriche, ognuno ha non sono stati fatti i veri e propri trials. Sì. Diciamo che in linea di massima si utilizza nell'acuto il trattamento a giorni alterni, sì, e in malattie che diciamo non hanno una ricaduta, parliamo per esempio della Guillain-Barré o anche della miastenia. Sì. Sì, la miastenia è più cronica, quindi si può fare periodicamente sulla base della riformazione degli anticorpi o di altre, sì, situazioni cliniche, un nuovo trattamento, dei nuovi cicli di trattamento, ma diciamo a distanze molto abbastanza dilatate. La Guillain-Barré, se uno interviene nella fase acuta, risolve il problema. Per esempio, un'altra cosa importante è l'iperbilirubinemia, che è vero che oggi vi sono delle apparecchiature tipo il MARS, tipo il Prometheus, il cosiddetto fegato artificiale, sì, però ecco, l'iperbilirubinemia può essere trattata anche con la plasmaferesi, nelle forme chiaramente non da ostruzione ma da danno epatico. E lì per esempio noi abbiamo trattato, lì va trattato giornalmente, esistono anche dei filtri assorbenti la bilirubina e quindi si tratta di una filtrazione a cascata specifica, sì, però si può utilizzare anche il plasma exchange classico, sì, o la plasmaferesi classica, butto via, però lì va fatta giornalmente, sì, giornalmente fino a che non si ha una stabilizzazione, sì, perché c'è il famoso effetto rebound che in alcuni, sì, casi, sì, viene, sì, visto. Sì. Diciamo che in linea di massima si fa un trattamento a giorni alterni e per un totale di 6, 7, 8 sedute. Sì. Noi con la nuova apparecchiatura, questa qui dell'Emofenix, sì, Rosa, facciamo dei trattamenti a giorni alterni per un totale di 5, quindi, sì, 3 nella prima settimana e 2 nella seconda settimana. Sì. E stiamo adesso valutando, perché il concetto cambia, è quello non tanto di rimuovere ma di immunomodulare. Sì.
E per esempio invece nell'ipercolesterolemie familiari, anche lì è un trattamento protratto nel tempo. Lì è un trattamento protratto nel tempo che ogni settimana, ogni 10 giorni, 15 giorni va fatto il trattamento. Quindi lì si fa la fistola per l'accesso vascolare, tutte queste cose. Purtroppo il trattamento è un trattamento cronico, come la dialisi, insomma. E l'ultima cosa, i pazienti sicuramente devono fare anche un monitoraggio di altri parametri. I parametri della coagulazione, sì, questi sì. Insomma, diciamo che l'indicazione alla fere se la dovrebbe dare l'immunologo, chi segue per la patologia, e si rivolge, cioè il neurologo c'ha un problema di una Guillain-Barré che sta dando un interessamento per esempio dei muscoli respiratori, per cui può correre il rischio di ricoverarsi in rianimazione, allora si può intervenire. Anche lì ci sono dei protocolli diversi, per esempio nella Guillain-Barré si usano le immunoglobuline ad alto dosaggio. Io le dirò che preferirei usare la plasmaferesi ove è possibile, che piuttosto che le immunoglobuline ad alto dosaggio. Certo. Professore, la ringraziamo moltissimo per averci anche fatto conoscere un po' più a fondo la plasmaferesi. Grazie a voi. Buona giornata, grazie. Altrettanto.